Ciao, sono Ambra e benvenuti in questo nuovo video e soprattutto in uno dei miei video preferiti, perché in fondo voi lo sapete, io amo scoprire delle novità beauty davvero interessanti, ma se sono economiche anche di più. Eccoci insieme amici, come state? Spero di trovarvi bene. Voglio però come mio solito perdermi in troppe chiacchiere e vado a farvi vedere le ultime scoperte del periodo che sono tutte molto economiche, ma cribbio, hanno prestazioni davvero davvero eccellenti. Parto da un correttore molto molto economico, siamo sui 10 euro ed è il Rimmel The Multitasking Concealer. Me l'avete visto utilizzare forse nel video precedente? Penso di sì. Questo correttore si presenta con un applicatore molto largo, ricorda un po' lo Shape Tape di Tarte. The Multitasker Concealer, che io ho nella colorazione 06, ma come al solito vi lascio nella descrizione del video tutti i prodotti che menziono in questo video con le esatte colorazioni. È diventato in assoluto uno degli alleati del make-up di ogni giorno, lo indosso anche oggi. Molto facile da applicare, ma soprattutto da sfumare. Ha un'alta coprenza, nonostante la texture non sia troppo corposa né troppo densa. Un correttore assolutamente modulabile, se amate l'effetto più fresco e leggero potete metterne un pochino, aiutarvi con il dito nella stesura. Se amate un correttore bello presente e un contorno occhi bello levigato e perché no anche riempito, basta applicarne una quantità un pochino più ingente, un pochino più generosa, lasciarlo in posa un minuto circa e andarlo a sfumare tamponandolo con una beauty blender bagnata e strizzata. Dopodiché vado a fissarlo, il risultato è straordinario, mi dura tantissime ore anche con la mascherina, che sappiamo che può rovinare anche le parti che rimangono fuori dalla stessa. Mi sono trovata davvero benissimo con questo correttore, lo ritengo una grande scoperta che vi invito a sbirciare. Un'altra scoperta molto molto economica è il Revolution Pro Cream Skin Perfector CC Skin Tint. Non mi mancano le CC Cream o le BB Cream in casa, sapete che è una soluzione che amo indossare spesso e volentieri, così come non mi mancano fondotinta e prodotti per la base viso che non cambierei per nessun altro al mondo. Questo è uno dei prodotti che ho voluto prendere per testarlo e nel caso mi fosse piaciuto poterlo anche consigliare alle persone che non amano investire cifre molto alte nel fondotinta. Devo ammettere che questa crema colorata ha superato ogni mia aspettativa. Utilizzata col caldo torrido durava ore, non si spostava, ha un bellissimo effetto soft focus, quindi rimane opaca, si fissa bene ma mantiene una perla di luce. Effetto soft focus, ed è una cosa che dico sempre, è uno dei miei preferiti perché fa sì che la nostra base viso risulti più naturale, da catturare la luce, vada a minimizzare le imperfezioni della grana della pelle. Non suggerisce l'idea opaca e pesante di base viso, il nostro volto appare naturalmente perfezionato seppur abbiamo messo un prodotto di trucco. Essendo una crema colorata si presenta bianca, una volta andata poi a rompere con le nostre dita. Vi consiglio, anche se non è un metodo che amo particolarmente, di applicare questo prodotto stendendolo con le mani. Le microsfere di pigmento all'interno di questo prodotto vanno a rompersi, conferendo una giusta gradazione di colore al nostro incarnato. Facilissimo infatti scegliere la nuance, io ho preso la medium ed è perfetta perché questa CC si avvale della Shade Adapting Technology, una tecnologia cosmetica per cui le microsfere vanno ad adeguarsi al colorito del nostro viso. Ottima la durata, bella la performance sul viso, non essendo un fondotinta non ha una coprenza altissima, ma è assolutamente un prodotto stratificabile che non crea spessore e che minimizza, perfeziona il nostro incarnato in modo effettivamente molto naturale. Non posso non inserire in questo video questa scopertona. Qualche mese che l'ho in utilizzo, ancora da prima che uscisse, in realtà l'ho goduta tantissimo al mare, in piscina o semplicemente uscendo nelle giornate più calde estive. Sto parlando del nuovo pennarello per sopracciglia di VIP Makeup che in questi giorni lo pagate circa sui 12-13 euro esagerando. Vi ricordo che per VIP Makeup voi avete sempre il mio codice sconto che è cambiato, ora è Ambra 20, anzi ringrazio le ragazze che me l'hanno fatto notare. Io ho tantissime segrete a quanto si è capito su YouTube e siete voi.
Quindi un grazie alle ragazze che hanno fatto acquisti sul sito con il mio codice sconto e mi hanno avvisato che era cambiato. Con Ambra20 avete lo sconto su tutti i prodotti del sito Viv Makeup. Voglio invece parlare del Brown Perfect Liner, che è un pennarello sopracciglia ad effetto tatuaggio. Ha un micro pennino che vi consente di fare dei tratteggi pelo a pelo molto molto precisi. Serve una certa manualità forse per utilizzarlo, perché questi pennarelli sopracciglia vanno a ricreare la tecnica pelo a pelo. Cosa ha in più rispetto agli altri? Ha in più che voi potete addirittura entrarci in doccia, farvi lo shampoo, lavarvi il viso e lui sta lì. Dovete struccarlo con uno struccante oleoso, uno struccante di fiducia specifico per make-up. Ha veramente un risultato sopracciglia tatuate. Attenzione, non vi sto suggerendo di non struccarvi il viso, di non lavarvelo, ma sappiate che se paradossalmente questo prodotto lo lasciate sulle vostre sopracciglia, magari lavandovi velocemente con acqua e sapone, riesce a durarvi anche giorni. Proprio un bellissimo effetto tattoo ad un prezzo ultra competitivo. Questo pennarello è stata veramente la scoperta dell'estate, ultra preciso, ultra affidabile, non andava più via e vi consente di creare il bellissimo effetto sopracciglia pelo a pelo, più definite, molto più eleganti. Coperta molto low cost che vi segnalo se siete come me amanti delle labbra un po' più carnose, ma non ci avete voglia di andare a fare le punture, tutta quella roba tecnologica che stanno facendo tutti. Allora, noi siamo della vecchia scuola, della serie massima resa con la minima spesa e zero dolore fisico, diciamo. Vi segnalo l'Astra My Gloss Lip Plumper. Ora, ve ne ho già parlato su Instagram, rispetto ad altri lip plumper, ad esempio quello di Nabla o altri, ha il grande vantaggio di non pizzicare tanto le labbra. So che infatti è un problema per molti di voi indossare un prodotto impolpante labbra che pizzichi troppo. Questo è giusto compromesso perché non pizzica, praticamente sentite un leggero pizzicore. Di contro, posso dire che la durata dell'effetto massimizzato delle labbra dura un 20 minuti, mezz'ora rispetto a quello di Nabla che vi portate avanti il turgore sulle labbra anche per 2 ore tranquillamente, però è un prodotto che riapplicato durante il giorno fa sembrare proprio le labbra molto più gonfie, molto più tese, turgide, in tensione e proprio più carnose in modo davvero molto molto evidente. Ripeto, ha dei pro ma anche dei contro rispetto ad altri prodotti, ad altri lip plumper che abbiamo provato anche nel corso degli anni sul canale, sul mio canale YouTube. Dura meno l'effetto, però mi sto trovando davvero ad apprezzarlo moltissimo, tanto diciamolo è un gloss e basta riapplicarlo ogni mezz'ora, 40 minuti. Desiderate avere sempre queste labbra belle carnose da bamboline. Obiettivi con cui lavora il My Gloss Lip Plumper di Astra sono il classico peperoncino, la caffeina e lo zenzero, quindi il Novum Soli, però sappiate che funziona molto bene anche un prezzo contenuto e non ha un pizzicore eccessivo sulle labbra. Vi ho promesso che vi farò un video pennelli in cui vi inserisco i miei preferiti, vi racconto anche come li uso, perché io poi alla fine uso quasi sempre i soliti. Nell'ultimo periodo mi sono accorta, questo è ancora bagnato, l'ho appena lavato per voi ed è un pennello economico che vi consiglio di sbirciare. Questo è un pennello Beauty Bakery, si chiama Milk and Honey ed è un pennello che io personalmente avevo acquistato per il bronzer, l'illuminante, perché mi piaceva anche il nome. Sapete che i miei acquisti sono sempre poi mirati e condizionati da aspetti futili, e però insomma era un pennello che avevo acquistato per le polveri. Ho provato questo pennello un giorno per caso per stendere il fondotinta, sono rimasta letteralmente a bocca aperta. Da quel momento, con tutti i fondotinta che vado ad applicare quotidianamente, utilizzo quasi sempre questo pennello. Poi magari vado a togliere le parti in eccesso con una blender. Questo pennello mi ha fatto innamorare per la stesura del fondotinta. Le setole sono stra morbide. Un pennello compatto il giusto, quindi vi consente proprio di applicare e sfumare già senza strisciate in modo molto veloce e perfezionato il vostro fondotinta. Mi garantisce una stesura molto veloce per un pennello grande, quindi io parto dalle aree centrali del viso e mi consente di lavorare in modo molto molto veloce nella stesura del mio fondo. Lascio a strisciate e ha un'applicazione del fondotinta davvero davvero impagabile. È stata per me una scoperta, non solo una rivelazione, perché mi fa risparmiare anche qualche netto secondo nell'applicazione del fondotinta, magari alla mattina quando sono in ritardo cronico. Ottima ottima scoperta, pennello tra l'altro delizioso anche da un punto di vista estetico che non guasta mai, perché no? Altra scoperta
scoperta low cost il Revlon Big Bad Lash, un mascara che veniva poco sotto i 10 euro. Questo è l'applicatore. È un mascara che solleva in curva, annerisce e offre un ottimo, ottimo volume alle vostre ciglia. È stata una scoperta, ve l'ho già mostrato all'opera in un video di qualche tempo fa. Per il prezzo che ha, è assolutamente uno dei mascara più economici che mi sento di consigliare. Andiamo a provare nuovi mascara, anche di recente ne ho acquistati diversi economici, però non ho trovato nulla di soddisfacente, nulla per cui valesse la pena. Questo assolutamente è un grande sì per quanto mi riguarda, resiste molto bene tra l'altro a mascherina o a caldo. L'effetto è molto piacevole perché le ciglia sono belle volumizzate, tende a non creare grumi, insomma, ha tutte le caratteristiche di un mascara che assolutamente non solo promuovo, ma consiglio. Ottima, ottima scoperta economica. NYX Dewy Finish Long Lasting Setting Spray. Questo spray di settaggio, uno spray fissante trucco. Utilizzarli un po' tutto l'anno, soprattutto per le serate dove sono truccate, eccetera. D'estate diventano un po' un mio mai senza. D'estate con 40 gradi e mascherina, immaginate quanto io mi trovi ad utilizzare i setting spray. Questo mi è piaciuto particolarmente perché ha un finish dewy, quindi semi bagnato, regala al viso questo aspetto molto naturale, anche molto molto fresco. Inoltre tende davvero a far durare benissimo la vostra base trucco, riesce a contenere lo stampo che può fare un fondotinta sulla mascherina, insomma fa veramente un ottimo lavoro sulla base viso e regala in più questo finish, quindi questa finitura finale super naturale, non opaca, non troppo appesantita, che a me personalmente piace moltissimo perché mi sa di viso struccato, naturale, radioso, ecco un dettaglio in più che me l'ha fatto davvero apprezzare molto. Ottimi comunque un po' tutti gli spray fissanti NYX che ho provato, credo che abbiano un ottimo rapporto qualità-prezzo, questo ha una marcia in più. Bene ragazzi, io direi che posso interrompermi qua, magari tengo le altre scoperte economiche per un prossimo video, intanto continuo a testare cose per voi, mi piace, mi rilassa, mi fa molto molto piacere sapere anche di potervi essere utile. Andatevi avanti se avete richieste, curiosità, e mi farà super super piacere potervi essere d'aiuto o perché no, come dico sempre, banalmente anche tenerci compagnia, rilassarci un attimo con argomenti tranquilli, leggeri che parlano del bello, perché sono certa che questo nostro spazio sul canale, questo clima rilassato serve non solo a me per evadere, ma anche a voi, a tante tante di voi che magari sono in un periodo un po' particolare. Ecco, questo è il fine del mio canale, lo sapete, l'ho aperto apposta per rilassare me stessa e voi. E se riesco a insegnarvi qualcosa, a darvi qualche spunto utile, anche meglio. Comunque vi ringrazio, ringrazio le coraggiose che sono state ad ascoltarmi fino a questo punto. Fatemi sapere chi siete, che vi mando un premio a casa. Noi ci vediamo prestissimo, il mio augurio è sempre il solito, ormai lo conoscete a memoria. Non scordate di starmi bene.